Saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Quello che è nelle mie mani non è un Sony Xperia Z1, bensì la sua versione più compatta. Ho detto compatta non per caso, bensì perché il telefono si chiama Sony Xperia Z1 Compact. È un dispositivo che ha lo stesso hardware dello Z1, ma con alcune caratteristiche differenti, giusto un paio. Il display, penso che si veda anche, da 4.3 pollici, sempre Triluminus HD. Invece la seconda caratteristica differente è la batteria da 2300 mAh. Il dispositivo sarà disponibile in 4 colorazioni: lime, white, rosa e black. La black è un momento sotto carica, quindi la lasciamo da parte. E 3 e 4 colorazioni, tutte molto belle. Prendiamo quello bianco, che troviamo un display da 4.3 pollici HD, sempre Triluminus, con un angolo di visuale molto, molto buono. Abbiamo poi una fotocamera sul retro da 20.7 megapixel con flash LED, processore Snapdragon 800, quindi 2.2 GHz. Come dimensione abbiamo 127 mm per 65 x 9.5 di spessore per 137 grammi di peso. E la memoria RAM è da 2 GB, quella interna da 16 espandibile. Abbiamo connettività completa, quindi 3G, 2G, HSPA. La fotocamera ha diverse funzionalità al suo interno, che sono poi espandibili attraverso alcune applicazioni che si possono trovare su Sony Select. Le ritroviamo nel menu qui in basso a destra. Abbiamo intanto la possibilità con Social Live di trasmettere in diretta i contenuti che stiamo registrando in questo momento. Abbiamo poi la R-Effect per aggiungere effetti speciali in realtà aumentata e così via. Tutte caratteristiche che vi mostreremo all'interno della recensione che effettueremo nei prossimi giorni e che in parte le ritroverete sulla recensione che abbiamo già fatto, che trovate su tuttoandroid.net. Per completare le caratteristiche tecniche, intanto abbiamo una connettività completa, quindi con anche LTE, un audio con HD Voice per chi utilizza il servizio e ovviamente NFC sul retro. Come caratteristiche fisiche abbiamo il secondo microfono per rimozione del fruscio sul retro, vicino alla fotocamera da 20.7 megapixel ed il flash LED. Sulla parte inferiore abbiamo l'altoparlante, un piccolo foro per inserire un eventuale laccetto, tasto della fotocamera sul lato destro, bilanciere del volume, tasto accensione e spegnimento e standby, superiormente jack da 3.5 mm per le cuffie non coperto, pur essendo un dispositivo con IP55 e IP58, quindi impermeabile e resistente ad urti e graffi. Sul fianco sinistro abbiamo molte più cose, coperte da ovviamente sportellini, perché troviamo la porta micro USB, lo slot per la micro SD, il connettore per la dock acquistabile online e infine lo slot per la SIM. Ripeto, questo è un dispositivo impermeabile, così come tutti i dispositivi ultimi e non di Sony, quindi con protezioni IP55 e IP58. Sul fronte troviamo la fotocamera da 2 megapixel e i sensori di evento di luminosità e prossimità, oltre al display da 4.3 pollici e Triluminus e X-Reality. Altra funzionalità software molto importante è Xperia Transfert. In dotazione nella scatola troverete infatti anche un cavo simile OTG che permette di collegare Xperia Z1 Compact a un altro dispositivo per trasferire i contatti, le immagini e tutti i contenuti che volete appunto riportare dal vostro vecchio smartphone a quello nuovo. Il sistema operativo è molto fluido, le caratteristiche tecniche sono elevate, così come su Xperia Z1. Non è un dispositivo dunque di fascia più bassa, come si potrebbe intuire dalle dimensioni dello smartphone, bensì è un nuovo concetto di dispositivo top di gamma ma con dimensioni contenute. Sony Xperia Z1 Compact sarà disponibile a 499 € verso il mese di febbraio nelle 4 colorazioni. Per il momento è tutto, un saluto da Michael per tuttoandroid.net.